questa sarà la scena del delitto. Un delitto che avverrà tramite un assassino, un'assassina o magari più di un assassino. E il vostro ruolo sarà quello di designare appunto gli ultimi, e magari capirne anche il loro movente. Adesso qui ci sarà ogni personaggio svolgerà un ruolo importante. Ognuno avrà un ruolo quindi ben preciso, partendo quindi da un prete. Un prete mandato dal Vaticano, molto curioso, oserei dire, che ha il compito di investigare, ha il compito di capire perché accadrà questo, e soprattutto partendo dal fatto che si è verificato un furto, che sarebbe quello del quadro del Guercino, e questa situazione si capovolgerà. Dove posso trovare il direttore Vaio? Ecco, mi stavo aspettando. Mi chiami pure Domenico. Piacere, Don Francesco. Come lei ben sa, arrivo dal Vaticano per indagare sul caso del Guercino. Certo, è come la mia creatura quel quadro. Tra l'altro, non è la mia unica preoccupazione, padre. Sì, ho saputo che di recente sono avvenuti fatti, per così dire, inquietanti all'interno di questo monastero. Assolutamente sì, padre. Due sure, tra le più zelanti, ci hanno lasciato. Sono state uccise. Proprio così. Dopo il tentato furto del Guercino, la nostra comunità è stata coinvolta in una tragedia in mare. Assolutamente no, padre. Ma mi capisca, è una grave perdita per la comunità. Eh sì, è una grave perdita quella di due consorelle. Come? Vedete il Guercino? Qua? Guercino. C'è il Guercino. No, certo, le sorelle ci mancheranno. Vabbè, comunque voglio più informazioni per quanto riguarda il Guercino. Che mi segua? Vabbè. Ti fate bene, è arrivato il suo momento, andiamo. Buonasera, madre. Buonasera. Buonasera. Ma voi chi sono? Come chi sono? Sono il direttore, madre. Ah, direttore, buonasera. Buonasera. Sta a posto? Tutto bene, madre. Vi presento Don Francesco. Piacere, piacere. È venuto dal Vaticano per indagare sulla sorte del Guercino. Guercino? E che è Guercino? Qualcosa che si mangia? Come cos'è? Il quadro, quello famoso che abbiamo in chiesa. Ah, il Guercetto! Quello, è il quadro. Il direttore ucciderebbe se si difende. Ma che cosa sta dicendo? Vabbè, quello è bello il quadro, come bello. È venuto! Non respira più! Andiamo a vedere. Morta strangolata. Come fa a provarlo, padre? Lo deduco dai segni sul collo. E così adesso ci metto pure a fare i detective. Lei sarebbe? Sono l'ispettore Grimaldi. Dettura, buonasera. Piacere. Don Francesco. Arrivo dal Vaticano. Sono qui per indagare sul caso del Guercino. Come può vedere è successa un'altra disgrazia. Hanno assassinato Suor Teresa. Sì, lo so c'è lei, ma sembra che adesso è venuto qui per investigare. No, è stato solo pura fortuna. Mi sono trovato al posto giusto, nel momento giusto, tutto qui. Capisco. E mi dica, che idea si è fatto? Posso solo fare una supposizione su quale sia stata l'arma del delitto. Che non è la stessa degli altri omicidi, scusa. No, si tratta di... Aspetti, mi lasci indovinare. Di una corda, giusto? A giudicare dai segni sul collo direi proprio di sì. E va bene. Organizziamo degli interrogatori qui, oggi stesso, se vuole assistere. Certamente. Attenta perché la prossima potresti essere tu. Ma che sta succedendo? Voi siete ancora vive. Anche noi pensavamo non potesse accaderci nulla a Fruit. E invece? Ancora non hai capito niente tu. C'è la giunta nel regno dei ciechi. Il regno dei cieli.
No, ma che state dicendo? Io ho visto che il... Non riesco a dire il suo nome, perché? Mister Adella Fede. Andiamo che ti spieghiamo tutto. Ma sai nella cieca? Chi è la cieca? Io non lo so, direi. Ho fiducia nella cieca e nella giustizia. Vuoi dire forse che hai fiducia cieca nella giustizia? Perché che ho detto prima? Mi dispiace solamente che non possano sentirci. Potremmo aiutarli in qualche modo. Andiamo a sentire. Prima di iniziare gli interrogatori, ha qualcosa da farmi notare? Sì. Ricapitoliamo un attimo la situazione. Sono state usate 3 armi diverse. Le vittime sono 3 sure. Che hanno servito il Signore dal 1987. Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre se l'ho dato. Vabbè, iniziamo. Chi di prima iniziato? Prego, Fra Giuseppe. Prego, si accomodi. Sì, grazie. Grazie. Sono davvero sconvolto. Questa è un'offesa alla Chiesa. Cosa penserà di quel signore? Il Vaticano sa già tutto. Che vergogna, l'avevo visto. Non visto, ho sentito parlare. E che secondo? Una voce dall'alto me l'ha detto. Sciagure su di noi. Eh sì, saranno stati gli angeli o la Vergine. Se l'ho dato Gesù Cristo. Sempre se l'ho dato, ma veniamo al punto. Lei cosa sa? Stavo passeggiando nel cortile ogni pomeriggio pregando. E poi l'ho vista lì distesa in una pozza di sangue. Chi? Suor Maddalena. La prima vittima. Ma era da solo quando ho trovato Suor Maddalena? Sì, le sore stavano recitando il rosario in chiesa. Ma non c'è nessuno che può confermare la sua versione? Sì. Chi? Questo signore è Gesù Cristo. Nessun altro? Non ha avuto nulla di strano in quel luogo? Sì. La luce abbagliante. Mi faccio indovinare, era fratello suo. Esatto. Va bene, grazie, abbiamo finito. Non devo andare. La fermo chiamare se non ti sono di lei. Facci entrare la Perpetua, per favore. Non mi fate incantare. La Giuseppe sembra un santo. Ma invece... Che dici? Tanto nessuno può sentirci. Ma la volete smettere, per favore? Io lo so. Cosa so? Chi è l'assassino? Anzi, l'assassina. È stata... La novizia! Quella non mi è mai piaciuta! Ti ne vai puzza sotto al naso. Sapete cosa diceva mia nonna? Quando l'aria è dolce, sembra precoce! Ma io non so niente. E questo cosa c'entra con gli amici? Bravo, che c'entra con i tricicli? Amici! Beh, forse qualcuno aveva... La prego, si fermi, non continui. Lei sta accusando persone che potrebbero non c'entrare nulla. Possiamo anche pensare che lei deve depistarci. Devi che? Depistarci, ossia deviare le indagini. Ha visto qualcosa di sospetto? Io non so niente. Beh, in realtà ho sentito il direttore che parlava al telefono. Un affare, gira. 1 milione di euro. 1 milione di euro, e chi l'ha visto mai? 1 milione di euro. E non ha sentito per caso a cosa potesse riferirsi questa cifra? Io non so niente, però... Ho pensato che potesse riferirsi al Guercio, ma io mi faccio i fatti miei. Guercino? Va bene, grazie, può andare. Però non dite niente al direttore. Anzi, però. Vada, vada. Che pettegola. Prego, in il prossimo. Pronto? Sì, va bene, restiamo così. Adesso delle questioni da risolvere. Vabbè, si accomodi e facciamo un po' di chiarezza. Cosa vuoi sapere? Partiamo con i 3 omicidi, ok? Mi dica, dove si trovava quando sono stati trovati i cadaveri? Beh, per Suor Maddalena ero a Roma per lavoro. Per Suor Agnese ero nel mio studio per delle questioni. E per Suor Teresa stavo con voi, padre. C'è qualcuno che può confermare la sua versione? Certo, i biglietti del viaggio a Roma. E quando era nel suo studio? Nessuno, padre. Quando lavoro non voglio essere disturbato. Direttore, mi dica, sta per caso pensando di vendere il quadro? Mai e poi mai. È la mia vita quel quadro. Bugiardo. Lei gioca, signor direttore? Qualche volta gioco a tennis. Non faccia il vago, mi riferisco ai cavalli. È vero che lei ha dei debiti? No. Cioè, sì, ma roba di poco conto. Ma quindi lei sta insinuando che sia stato io a tentare... Qui le domande le facciamo a noi. Nessuno la sta accusando. Vada, ma rimane a nostra disposizione.
Buonasera. 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 Eccomi, sono giardinieri. Ci sono qualche problema? Sì, lo sappiamo, io e lei. Ah, adesso sono io, che mi chiama da fuori? È un interrogatore, è provato a fare delle domande. Ma non sono accusato di qualcosa, rispetto. Se avrei visto qualcosa, subito dicevo a voi. Se avessi. Avessi. Se avessi. A lei. A lei. A voi. Ah, vabbè, passiamo al interrogatore. Aspetto, quasi di più già. Avete visto qualcosa di strano ultimamente? Qui è sempre strano. Che intendete? Lasciamo perdere. No, dite, dite. Sapete, io so le storie. Raccontatele pure. Non faccio niente. Faccio solo che il capo tratta male. Mi hanno avviato scene. I primi e i capi pezzi. Soprattutto i capi pezzi. Anche a me piace Cavalezza. Parlando di noi. E che vi fanno fare? Tutto a me mi tocca fare. Ma io non vedo quando vanno. A psico assoluto a che. Ma quindi stai dicendo che hanno fatto bene ad ammazzarle? No, non trovi sa. Anzi, un bello, mi dispiace, ma si vede che. Che si vede? Niente, che una bella giornata. Va bene. Che mascalzone. Buoni mascalzone, facciamo il piano su. Buonasera, faccio un po' di chiarezza almeno lei. Tutto strano, perdere tre sorelle in pochi giorni. È stato terribile, però io non so nulla, mi spiace. Non ha nessun sospetto, ad esempio il giardiniere. Ma chi? Luigi? No, era orfano e quindi ha studiato qui, poi è rimasto a lavorare. Beh, ha un carattere duro e difficile, però è molto affezionato a tutti noi. Aveva dei problemi con qualcuno qui? Ma no, lo escludo assolutamente. Vabbè, in questi anni ne saranno capitate di cose. Certo, però mai nulla di così grave fino al momento in cui sono cominciati questi omicidi. E del direttore invece, cosa mi dice? È una brava persona, nonostante quel che si dice. Non ho nulla da aggiungere. Mi dispiace, quello che sapevo ve l'ho detto. Ispettore, mi tolga una curiosità. Ma la seconda vittima non è stata avvelenata? Sì. Io? Ed è vero che lei ha a che fare con delle erbe curative? Beh, sì, però... Come ho già detto, io ho studiato per raggiungere certe competenze. Quindi le sue vengono da lei quando sono indisposte. Sì, sì, è bravissima. Ma queste erbe, non mi ha detto però come se le procure, soprattutto grazie a chi? Alcune possono essere acquistate facilmente in erboristeria, altre le coltivo io stesso e Luigi mi dà una mano. Quindi Luigi non è così stupido come sembra. Quanto pare no. Vabbè, andiamo a andare. Grazie. Facciamo venire l'ex madre. Andiamo a fare un bel tiramisù. Mamma fa, capito? A voi se credete che mi ha scherzato. Mamma fa l'interrogato. Madre, buonasera. Aiuto. Ciao. Va bene? Sì, va bene. Buonasera. Aiuto. Ma io a te ti conosco. Ma no, temo che ci stia sbagliando. Tu sei figlia di Tina. Tina? Sì, sì. Quella novizia. Con Don Tommaso. Tina? Sì, sì. Ma che stai chiamando? Tu ci stiamo. Sì, signora, temo che lei si stia sbagliando. Vabbè, passiamo all'interrogatorio. Figlia di Tina. Hanno dato qualcosa di strano ultimamente? No, qua. Era sempre tranquillo. Poi sono morte le tessore. Sì, vabbè, ma... qualcosa di più specifico, lei che conosce tutti qui, qualcuno aveva disaccordi con qualcun altro, c'erano dei litigi, non so. No, io qua voglio bene a tutti quanti, sono tutti come mie sorelle, io voglio bene a tutti qua. Almeno qualcuno dall'esterno, non lo so. Tu dici dall'esterno, siete voi. Va bene madre, pure ha ragione. Quando, la capiamo. Arrivederci. Mi dici si vada a riposare. È morto meglio, no? Ma quella è morta? Per morto. Eh certo. E quando l'hanno pigliata? La situazione non mi guarda. Vabbè, qua abbiamo finito. Aspetta, mi tolgo una curiosità. Ma come si chiama sua madre? Prima volata, perché? No, così. Arrivederci. Guarda, la tua chiesa. Forse è il sangue di Cristo. Ma cosa dice? Si rende conto che potrebbe vedere il colpevole? L'unico colpevole è colui che non ha il Signore. Siamo noi incolpati, sentiremo una cosa. Portiamo la sedia qui qua. Gli altri frati non dovranno sapere nulla. Meno sa, di notte dorme più tranquillo. Il Signore vede e provvede. Andiamo a far leggere le scritture. Presto, andiamo a chiamarlo.
fare San Pietro? Il giardiniere. Il giardiniere? Ma le chiavi del paradiso? Ma siete sicuri che è l'unico ad avere le chiavi? Sì, ma quello del giardino, aspetta il giardiniere, non a noi. Vabbè, intanto io vado ad analizzare l'arma. Vado via. Con permesso? Frati, ma che ci facevate nella mensa? C'era qualcuno di sospetto? Abbiamo visto la luce di... Ah, non nominate il nome di Dio in vano, per carità. Ma che cos'è questo sangue sulla porta? Eh? Ah, beh, vedete, mi trovavo in mensa e all'improvviso, mentre mangiavo, davanti a me appassa la Vergine Maria. Pure la Vergine, datemi sì, la porta che era lei, era bella e luminosa. E io per l'emozione ho rovesciato la zuppa di pomodoro sul sale. Vabbè, datemi la corda che la faccio analizzare. Certamente. Ecco lei. Grazie, andato. Avete visto? Le cesuglie. E che dobbiamo fare? Dobbiamo amputare le piante. Dice potare. E poi? Le cesuie sono l'arma del delitto. Allora sono stati due frati. No, forse è stato il giardiniere. Sono dell'analisi. Ci sono delle impronte? Sì, ci sono le impronte del giardiniere. Ed è da lui che stiamo andando. Buonasera. Scusi, può dedicarci qualche minuto? Tengo che fa? Ma ho visto stamattina. Bravo. Le sue faccende possono anche aspettare. Devo comunicarle che lei è il principale sospettato. Deve seguirmi subito in caserma. Che sto dicendo? Non ci ha fatto niente. Ma guardi che non la stiamo accusando su delle supposizioni, ma su delle prove concrete. L'hanno preso! Sembra che sì! La stanno portando via! No! Abbiamo ritrovato l'arma di uno dei delitti, le sue cesoie. Adesso mi segua. Il cesoio mio! Ma che state dicendo? Io ci taglio l'erba, mica sono pericoloso. Il mio marito si è scelto da questi investigatori. Le cesoie vostre, ma che cos'è? Le accuse le fanno io la coda di paglia. Adesso seguitemi. So, preferite posso fare le mosse. Ma che state dicendo? Ma voi avete per caso visto chi vi ha ucciso? Chi è stato? Beh, io sono stata colta di sorpresa da una persona con un cappuccio. Poteva essere un uomo, perché mi sembrava forte. Ma non lo so chi è. Io no. Sono morta bella e buona. Mi hanno presa alla provvista. Alla provvista, alla sprovvista, sono morta avvelenata. Tu invece ci puoi dire che questo assassino? Non lo so, io l'ho visto, sì, però non ricordo, è successo tutto così velocemente. E se fosse stato più di una persona? Vuoi dire che ognuna di noi è stata uccisa da una persona diversa? Perché? Perché no? È stato un... come si dice? Un 448! Un complotto! È fatto da chi? E poi perché? Noi non abbiamo mai fatto del male a nessuno. Ciao. Non sappiamo niente di nessuno. Ho capito. È stato un sedi a chillo! Un sedi a chi? A nessuno. È stato ucciso con la sedia? No! È stato un sedi a killa ad ucciderci. Quello che fa un sacco di tricicli. Omicidi. Ah, vuoi dire un serial killer? Che ho detto io? Vabbè. Speriamo che qualcuno ci capisca qualcosa. Speriamo. Allora, mi sette e mezza a me. Ispettore! Buonasera, madre. Grimaldo, Grimaldello, buonasera. L'ispettore Grimaldi, madre, non si ricorda. Ma voi perché state qua? Ma come? Io non vi ricordate. Sono qua per l'assassino, per trovare l'omicida. Oh.
Beh... Ma no, guardi, non si preoccupi, l'abbiamo trovato. È il giardiniere. Ah, è il giardiniere. Incredibile, ah, vero? È il giardiniere. È brava il Grimaldello, è brava. Venga, madre, andiamo a riposare. Ci vediamo, signora. Arrivederci. Buona serata. Oh, Rosario, non sei da qui. Padre, salve. Buonasera. Scusi se mi permetto, ma poco fa ho visto l'ispettore Grimaldi insieme alla ex madre superiora. È vero che l'hanno preso? È stato il giardiniere? Io ancora non ci credo, però non si preoccupi che scoprirò chi è il colpevole. Ah, a proposito, ma c'è l'ispettore Grimaldi? Certo, ve lo chiamo? Sì, me lo mandi a chiamare. Okay. Grazie, arrivederci. Padre, ditemi, mi state cercando? Sì, la stavo cercando. Le volevo dire che farò di nuovo gli interrogatori. Ma come? Di nuovo gli interrogatori? Sì. Dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto. E perché? Qualcosa qui non mi torna. Guardi, per me l'assassino è stato già trovato. Se vuole continuare i lavori, lo faccia pure da solo. Arrivederci. Arrivederci. Calmi, nessuno la sta accusando. Però ammetta che è stato lei a tentare di vendere il quadro. In maniera fraudolenta, tra l'altro, perché non è il proprietario dello stesso. Vabbè, ma non è questa la mia priorità. Cos'è successo il giorno precedente alla prima inaugurazione? C'era la serata appunto dell'inaugurazione, padre. Lo so, ma chi c'era? Chi vuole che ci fosse? Autorità, stampe, giornali. Lei sta perdendo tempo. Voglio sapere se c'erano quelli là con cui si è messo d'accordo. No, padre, ve lo giuro. Potete andare. Faccia venire la madre. Avete sentito? Come no? Non loro! Buonasera, madre Adele. Buonasera. Madre, vorrei farle delle nuove domande. Mi dica. È vero che lei, insieme al signor Luigi, ha accesso a un'area del giardino dove ci sono erbe curative? Mi sembra di averne già parlato. Queste erbe possono essere pure velenose, giusto? Mi scusi, ma cosa vuole insinuare? Voglio insinuare che magari è stata lei ad uccidere la seconda vittima. Certo, in linea teorica potrei, ma non riuscirei mai ad uccidere nessuno, e meno che mai una consorella. Questo lo dice lei. Cos'è successo il giorno precedente al primo assassino? Penso che lei lo sappia bene, c'è stata un'inaugurazione. E chi c'era questa inaugurazione? Beh, le
persone che lei conosce bene e soprattutto qualcuno di esterno. Qualcuno di losco? Non credo. Va bene, può andare, va. Mi mandi a chiamare l'ex madre? Sì. Buonasera, madre. Buonasera. Si sente. Come sta? Come vuole stanotte? Mi dica, da quanto tempo è che non vede l'ispettore? Chi? Grimaldello? Sì. L'ultima volta era un piccolo così, Oh, grande, cresciuto. Quindi, l'ultima volta? Che lo figlio di chi? No. Scusate, la padre, la madre è molto malata. Malata a me? Ma me l'avete uscendo? Chi? Le figlia di Tina. Di Tina, che è seduto con Don Tommaso, ha capito lui? Non so. Non ti agiti, madre, su, ritorna in stanza. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cos'è successo il giorno dell'inaugurazione? Quando quel chat là. Con ciò chi c'è? È stata una riunione di sure. Una riunione di sure? E poi il sorello mi può cangiare, è venuto chi se ne va? Però sono bravo, sempre sure. E che è successo durante questa riunione? Niente, sapete, i favori, sorelle, monice. Va bene, madre, può andare. È stato molto utile. Vabbè, andiamo, aspettiamo pioggia. Che scusa, arrivederci. Arrivederci. Che fa? La situazione si infittisce. Padre, la stavo cercando, dove era tu? L'avevo mandata a chiamare. Dimmi. La volevo informare che ho rifatto di nuovo l'interrogatorio. Ancora con questa storia? Ma se io sostengo che è colpevole il giardiniere, ma perché mi contesta? L'avete agitato, la cosa la tua? Lei mi agita. Io cerco sempre di svolgere il mio lavoro nel migliore dei modi e poi c'è sempre lei che tenta di ficcare il naso. Io non la sto contestando. Sto solo cercando di capire chi è l'assassino. Ma lei è di coccio allora. L'assassino è il giardiniere, punto. Le persone sono imprevedibili, so? Questo non posso negarlo. Ma non credo che il giardiniere abbia potuto commettere un atto del genere. E poi non è l'unico a vivere qui da tanto tempo. Ma l'evidenza dov'è? Dove sono le altre persone? Il mio istinto mi dice che è tutto troppo scontato. Il suo istinto? Credo che lui come lei seguisse la ragione piuttosto che gli istinti. Voglio che lei seguisse le sue intuizioni e chiamasse la verità come me. Ma quanto vedo... La vedo agitata. Io sono calmissimo. Non è che nasconde qualcosa? Qui tutti nascondono qualcosa. Anche lei, credo. Certamente. Ma mi sembra che lei sta difendendo qualcuno. Allora, signore e signori, siamo arrivati al punto. Siamo arrivati al punto in cui è vostro alunno. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. And facci entrare l'ex madre signora. Anzi no, prima la madre. Facci entrare la madre. Non è il giardiniere. Giardiniere? Though, at night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, but then a second you'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes, 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 'cause she messing with your head. Sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Ma
to someone said, don't drink a potion. She kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. Cause she tastes as lean. Don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no. Mezz'ora prima! No! Un commento! Un commento! Dove andate? Lasciatemi un commento! Se ne va tutto questo commento! Un commento! A te da sgagnato, un tipo una prova. Buonasera madre. Buonasera. Aspetta, Luca. Aspetta. Tutto bene, siete migliorati? Gone kinda crazy, she's poison but tasty. People say run.